storia, nella labile memoria dei futuri cittadini. Spesso servono i quattrini, non importa come fatti, se per meriti o misfatti. L'importante è accumulare un patrimonio immobiliare che ti renda anche potente e agli occhi della gente, perché se non ti fai grande ti ritengono un brigante. E è su questo che io rifletto dopo aver letto e riletto la richiesta di Berardo fatta a un nobile boiardo. E mi pongo il dubbio arcano che assillò il genere umano: la morale è una sola, o ha ragione anche fatto. La sua acuta intelligenza ruppe ogni reticenza, e Berardo il reo brigante ebbe un lampo fulminante e disse: ma se ruba anche il garzone già pagato dal padrone. Persone, sono tantissime che hanno partecipato a questo corteo, di venire qui, di entrare in piazza, perché il corteo non è finito. Questo momento è altrettanto importante, è un grande risultato quello di oggi. Eravamo tanti per dire una cosa chiara, per dire che questa battaglia non si può perdere, per dire che questa battaglia non è una battaglia che riguarda soltanto l'acqua, è una battaglia che riguarda il futuro di questa città. Questo è quello che ci stanno offrendo in questa città oggi, e questo è quello che noi stiamo dicendo che non vogliamo e che combattiamo. Oggi il sindaco si è permesso di darci del bugiardi a noi, senza rendersi conto che i suoi complici, come il signor Caltagirone, che fa riferimento ad una legge per riprendersi e vendersi la CEA, è una legge che non esiste, che non è mai esistita, perché noi l'abbiamo abolita. L'autista dell'ATAC, lasciatemelo dire, sono incazzato perché qualcuno mi sta togliendo il lavoro, mi sta togliendo il diritto di poter scegliere, perché il 12 e il 13 giugno anch'io ho votato contro la privatizzazione di tutti i servizi pubblici, soprattutto quelli essenziali, soprattutto quelli vitali come l'acqua. Io ho votato contro questo e voglio che il mio voto sia rispettato. Che c'è il governo Monti che sta dicendo che il risultato referendario va tradito, e noi dobbiamo chiamare all'appello tutte le forze che hanno insieme organizzato questa grandissima risposta popolare, a dire che la stessa cosa vale per il governo Monti. Chi l'ha nominato, chi lo sostiene, questo governo dei banchieri e delle privatizzazioni? Diciamoci le cose come stanno, non per fare polemiche, ma per andare avanti insieme. Diciamoci anche che la prossima manifestazione, almeno io lo dico, qualche S davanti a questa parola svendita può essere anche tolta, perché non va venduto l'acqua pubblica, non vanno venduti i servizi pubblici locali, vanno semmai ripubblicizzati. Non è il prezzo che fa la differenza, è proprio un salto di qualità, di società, di sistema. Stiamo reclamando un cambiamento radicale dell'esistente, anzi forse lo stiamo producendo. Andiamo avanti nelle prossime settimane, colleghiamo la battaglia sull'acqua a quella dei servizi pubblici locali, dei trasporti. Non glielo paghiamo questo biglietto che costa 1,50 euro. Se Caltagirone non verrà messo all'angolo, se le politiche non cambieranno, se non si dirà Roma è dei romani e non dei poteri forti, e se non si dirà non soltanto a Roma, perché guardate, le politiche che Alemanno sta facendo in quel palazzo, le politiche che i fascisti al governo a Roma stanno facendo qui, sono le stesse politiche che i cosiddetti tecnici stanno facendo a livello nazionale.